A meno di un mese dallo storico faccia a faccia fra Donald Trump e Kim Jong-un, rischia di saltare il nuovo incontro fra i due leader previsto per il 12 giugno. Nelle ultime ore la Corea del Nord è infatti uscita allo scoperto, sottolineando il rifiuto di proseguire sul nucleare con il modello di denuclearizzazione stile Libia. Se il summit di giugno verterà solamente sulla richiesta unilaterale di rinunciare al nucleare, dunque, perché non avrebbe senso lo stesso incontro? Non abbiamo ricevuto notizie dal governo nordcoreano o dal governo del sud per pensare che non avremmo dovuto condurre queste esercitazioni o che non avremmo continuato a pianificare il nostro incontro tra il presidente e Kim Jong-un. Sono le parole della portavoce americana del Dipartimento di Stato Heather Nauert. Fu proprio il nucleare, così come le esercitazioni militari, tra i motivi che rischiavano di portare settimane prima che avvenisse la distensione ad una terza guerra mondiale dalle possibili conseguenze drammatiche. Secondo Pyongyang, inoltre, le esercitazioni che si stanno svolgendo tra le forze aviatorie di Seoul e di Washington rappresentano una provocazione militare internazionale, in contrasto con gli sviluppi positivi nella penisola coreana, una prova per l'invasione del Nord e una provocazione.